Tanto vorrei dirle che Finiver si salva assolutamente senza bisogno di nessuna norma. Secondo, questa norma è una norma, come poter dire, sacrosanta, equilibrata. Credo che sia la norma più giusta, più sacrosanta che si possa immaginare. È tutto qui. Ma siccome siamo in un paese nel quale ormai, se uno uso degli esempi che non sono miei, ma che mi sono piaciuti, uno sta per inventare la penicillina, ma arriva qualcun altro che gli dice attenzione, questa penicillina potrebbe servire anche un giorno a Berlusconi, dice allora non la inventiamo. Quindi la cosa è stata discussa durante il Consiglio dei Ministri, il Ministro Tremonti non ha ritenuto di portarla ad un voto del Consiglio dei Ministri, perché era sicura che, essendo una norma sacrosanta su cui nel tempo si era intervenuti, tutti i componenti della coalizione fossero d'accordo, e io ne ho avuto assoluta e precisa conferma anche dallo stesso Ministro Calderoli, che non era stato portato a conoscenza di questa norma, ma che anzi mi ha detto: ma perbacco, perché non ne abbiamo parlato, che io l'avrei scritta meglio e ti avrei aiutato a sostenere. Dato che per quanto riguarda il caso Fininvest ci sarà una sentenza, credo prossimamente, allora in quel caso si potrà inserire la norma in Parlamento, e non ci sarà più la possibilità che venga presa come una norma solo per Fininvest o una cosiddetta norma ad personam. Quindi è assolutamente opportuna la sua domanda, perché credo che, essendo, come ho definito prima, questa norma sacrosanta ed equilibrata, si possa pensare di inserirla durante il percorso parlamentare.